Covid-19, Emer Cook, EMA, resta minaccia di salute globale. Cosmo Pharma, Mirone, attendiamo dalla politica il riconoscimento del nostro impegno. Cosmo Pharma, le novità di Promo Pharma per la digitalizzazione della farmacia. Petrosillo, abbona, salute è un incontro sul Global Health. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Il Covid-19 resta una minaccia per la salute e non possiamo abbassare la guardia. Parla così il direttore dell'Agenzia Europea dei Medicinali, Emer Cook, commentando la decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di dichiarare la fine dell'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale relativamente alla pandemia di SARS-CoV-2. Cook, riferendosi alla decisione dell'OMS, ha spiegato di accogliere con favore questo importante traguardo, sottolineando che l'EMA resta pienamente impegnata a sostenere la risposta dell'Unione Europea alla minaccia Covid-19 e a garantire che vaccini e terapie nuove o adattate possano essere resi disponibili in base alla necessità. Anche Federpharma Servizi era presente a Cosmo Pharma 2023 con il suo corner istituzionale. In occasione dell'evento, il presidente dell'associazione Antonello Mironi ha chiesto il riconoscimento dell'impegno del settore. Nel disegnare gli scenari della nuova farmacia territoriale, anche noi distributori attendiamo il confronto con la parte politica per ottenere il giusto riconoscimento per il nostro settore, in modo che la nostra attività, essenziale per la filiera del farmaco, sia realmente sostenibile, ha sottolineato Mironi. A Cosmo Pharma si è parlato anche delle novità messe in campo da Promo Pharma. Per fare il punto, Federpharma Channel ha intervistato Fabrizio Zenobi, amministratore delegato di Promo Pharma, e Nicola Stabile, presidente del consiglio d'amministrazione di Promo Pharma. Ascoltiamo le loro parole. Ma i servizi sono molteplici, ma sono soprattutto volti a un'evoluzione che ha voluto intraprendere Promo Pharma, che fondamentalmente nel passato faceva raccolta dati, ma sempre di più, vista quello che è come è cambiato il mondo attraverso l'evoluzione digitale, attraverso quelle che sono le molteplici esigenze di cui hanno le farmacie, abbiamo cercato di costruire un infosistema digitale appunto per consentire alle farmacie di assolvere alcuni obblighi innanzitutto, ma anche di cogliere opportunità. Offrendo dei servizi che siano competitivi dal punto di vista economico, ma che siano anche progettualmente avanti, cioè che individuino la farmacia come partner del sistema sanitario nazionale. Questo è l'obiettivo che si sta ponendo il sindacato, questo è l'obiettivo che si promuove, che promuoviamo come Promo Pharma. Gianni Petrosillo, presidente di Federpharma Sunifar, ha partecipato all'incontro Buona Salute che si è tenuto ieri a Milano e che ruotava intorno al Global Health, una strategia di promozione della salute a livello globale. In particolare Petrosillo è intervenuto in merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ai nuovi modelli di gestione della cronicità. L'evento, focalizzato sul Global Health, oltre a promuovere la salute a livello mondiale, punta a ridurre mortalità e morbidità dovute alle malattie. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel.